Ora c'è il punto di Giuliano Noci, MIP Politecnico Milano. La banda larga è un'importante priorità del Paese, in quanto motore di sviluppo economico che va ben oltre il settore delle telecomunicazioni. In fase di realizzazione dell'infrastruttura si avrebbero ripercussioni sul settore delle costruzioni, in quanto circa il 70% degli investimenti è riconducibile a opere civili. A regime, la presenza di una rete a banda larga impatterebbe positivamente sul sistema industriale e sulla pubblica amministrazione, ove la digitalizzazione dei servizi garantirebbe risparmi per miliardi di euro. Qualche numero ci può aiutare per capire il fenomeno. La Banca Mondiale ha evidenziato come a fronte di un incremento del 10% del tasso di penetrazione della banda larga si registrino incrementi di oltre un punto percentuale del PIL. In Germania un'indagine ha evidenziato come il completamento dell'opera potrebbe contribuire a creare nei prossimi 10 anni oltre 900.000 posti di lavoro. In sintesi è davvero difficile pensare ad un'infrastruttura dall'impatto più pervasivo e anticiclico della banda larga. È davvero prioritario che anche in Italia si dia attuazione all'impegno di stanziare 800 milioni di euro per una rete di connettività adeguata.